Quando muore Maometto nel 632 d.C., la religione islamica domina il Medio Oriente. Meno di 100 anni più tardi, i musulmani attraversano lo stretto di Gibilterra e conquistano la Spagna. La cultura e la civiltà arabe si diffondono in tutta Europa, insieme alla misteriosa arte appresa dagli egizi, l'alchimia. Le sue formule magiche sopravvivono nei secoli, alla caduta di Roma, al declino della civiltà classica. Nel Medioevo, nonostante la ferma opposizione della Chiesa, qualcuno di nascosto si dedica ad approfondirne i segreti. È una pratica che divide chi la ritiene degna di un re, chi invece la considera una semplice. Roger Bacon, unanimemente riconosciuto come il più brillante scienziato della sua epoca. La Chiesa considerava l'alchimia opera del demonio e gli alchimisti maghi ed eretici, spesso torturati e condannati al rogo. Le tradizioni alchemiche sarebbero andate completamente distrutte se, nonostante il divieto ufficiale, non si fosse provveduto nel segreto dei conventi a tradurre e ad adattare gli antichi testi che ne tramandavano le nozioni. Fin dalle origini si riteneva che la conoscenza perfetta dell'alchimia fosse contenuta in un unico libro, nascosto nella tomba di un re. Nonostante la proibizione papale, molti alchimisti perseverarono, rischiando gravemente la vita. La prudenza della ricerca scientifica e la spavalderia dell'inganno sono i due atteggiamenti che si scontrano sul terreno della spiegazione di fenomeni che ancora non conosciamo. Seguono questa infelice in ogni parte il sogno, l'augurio e la bugia, e chiromanti ed ogni fallace arte, sorte, indovini e falsa profezia, la vocale e la scritta in sciocche carte che dicono quando è stato quel che fia. Sono versi di Lorenzo il Magnifico, principe mecenate del 500, amante della ricerca della conoscenza senza pregiudizi e mai disposto al compromesso con millantatori e falsi scienziati. Ci vediamo alla prossima puntata di Atlantide con altre storie di uomini e di mondi.